può parlare di sport senza averlo mai praticato, si può discutere di cibo senza aver mai cucinato, si può parlare, leggere di Bibbia senza aver mai pregato. No, decisamente no, ed è per questo che all'interno della Bibbia c'è un libro interamente dedicato alle preghiere, agli inni, ai salmi. 150 salmi, per mostrare che si può parlare di Dio, si può studiare il testo dal punto di vista letterario, poetico, ma quando si parla di fede, alla fine bisogna poter arrivare a pregare. Benvenuto dunque nel libro dei Salmi, nel libro della preghiera di Israele. Non cercherò di spiegare 150 salmi, non cercherò di dilungarmi con spiegazioni di carattere esegetico, perché la cosa più importante, soprattutto di questo libro, è spingerti ad aprire questo libro e iniziare a pregare. Decisamente è difficile trovare un libro come quello dei Salmi, un libro che ancora oggi viene pregato insieme ogni giorno dagli ebrei nelle loro sinagoghe e dai cristiani in qualunque luogo si trovino. Il libro dei Salmi è il libro per eccellenza della preghiera. La successione dei 150 Salmi è la stessa in tutti i manoscritti antichi. Ciò che cambia e talvolta crea un po' di difficoltà è il fatto che dal Salmo numero 9 in alcuni manoscritti il Salmo viene unito al Salmo 10, mentre in altri rimane distinto. Dunque, in quasi tutte le Bibbie troverete una doppia numerazione. Questo è un piccolo problema, ma che non ci impedisce di entrare all'interno di questo testo che allo stesso tempo è affascinante e misterioso. Il Salterio viene comunemente diviso in cinque grandi sezioni che ricordano i cinque grandi libri del Pentateuco. Dunque, nella tradizione ebraica, il libro del Salterio è una piccola Torah, perché in cinque salmi troviamo una dossologia finale e una beatitudine. Il Salmo 41, il Salmo 72, il Salmo 89, il Salmo 109 e il Salmo 146. Le preghiere dei Salmi vengono comunemente divise in quattro tipologie. Abbiamo gli inni di lode, abbiamo le benedizioni, le maledizioni e le lamentazioni e i salmi regali e messianici. Entrando nella poetica, nella liturgia e nella preghiera del Salmo, si fa sostanzialmente esperienza dell'animo del credente, della fede in opera. Perché la Bibbia è parola che viene rivolta a Dio, il Salterio è questa risposta, questo dialogo. Ogni singolo aspetto dell'esistenza umana e ogni singola emozione viene narrata, da quelle più liriche, commoventi, con slanci letterari, cosmologici, spirituali, a quelle più estreme, dove non manca la rabbia, l'ira, l'odio e l'invocazione della punizione del Signore. Ed è per quello che allora oggi ho pensato di proporre la mia personalissima top 10 dei salmi, i 10 salmi più belli, con la speranza che anche tu voglia cominciare subito a leggerli, a pregare con queste preghiere straordinarie. Al decimo posto il Salmo 129, il De Profundis, il salmo che più di ogni altro esprime il terrore, la desolazione del credente nella sofferenza di fronte al baratro della morte. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Un salmo che parte nell'oscurità, nelle tenebre e che termina nella luce della misericordia che redime le colpe del credente. Al nono posto il Salmo 19, il Salmo cosmologico per eccellenza, quello in cui la gloria di Dio è nella creazione e Dio viene assomigliato ad un sole. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia. All'ottavo posto il Salmo 63, il Salmo di chi ricerca Dio. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia,
A te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Al settimo posto il Salmo 83. Questa volta un salmo di invocazione e di maledizione. Un salmo che scandalizza, ma è il salmo di chi è accerchiato dal nemico e grida a Dio. Dio, non darti riposo. Non restare muto e inerte, oh Dio. Vedi, i tuoi avversari fremono e i tuoi nemici alzano la testa. Al sesto posto il Salmo 103. Il salmo che più di ogni altro narra la meraviglia dell'animo umano nei confronti dell'opera del Signore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Al quinto posto il Salmo 22, il Salmo della disperazione e della sofferenza, il Salmo che Gesù stesso sulla croce ha pronunciato urlando al proprio Dio il suo stato di abbandono con queste parole incredibili. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza, sono le parole del mio lamento. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. Al quarto posto, il Salmo 23, il Salmo più bello, il Salmo del Buon Pastore, quello in cui Davide esprime la meraviglia per l'amore, la misericordia di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Eccoci sul podio. E al terzo posto il Miserere, il Salmo 51. Il Salmo per eccellenza di colui che, come Davide, dopo il peccato di Bezzabea, ricerca in maniera dolente, disperata, la misericordia, la pietà del Signore e la trova, la esprime in questo Salmo stupefacente. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà, cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Al secondo posto il Salmo 131. Se la piccolezza è la misura della grandezza di Dio, in questi due versetti, che esprimono un'immagine poetica di rara bellezza, c'è l'espressione migliore del sentimento di colui che si abbandona all'amore materno di Dio. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è l'anima mia. Al primo posto, un gruppo di salmi, i salmi delle ascensioni. Quelli che vanno dal Salmo 121 al Salmo 134. I salmi dei pellegrini che si mettevano in cammino, che dunque camminavano per raggiungere la città santa e intonavano salmi per rendere più forte e saldo questo cammino. Salmi di una bellezza struggente, di un lirismo, direi, che invita il credente a mettersi in cammino verso Dio. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore, e ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Questa è la mia personalissima classifica che ti invito a compilare. Buona lettura, buon ascolto di queste preghiere e che i salmi possano aiutare nel tuo incontro e nel tuo dialogo con Dio.